Vangelo del giorno, venerdì 12 marzo 2021. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?» Gesù rispose: «Il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi». Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, maestro, e secondo verità che egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici». Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Oggi a Gesù nel Vangelo viene posta una domanda: qual è il più grande dei comandamenti? E Gesù dona la risposta: ama il Signore tuo Dio con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza, e ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore fa la differenza. Gesù ci ricorda: dall'amore che avrete gli uni per gli altri, vi riconosceranno che siete miei discepoli. Ma come amare? E questa anche una domanda importante: non chi amare, ma come amare. Se scegliamo di amare solo alla maniera umana, ci saranno momenti e occasioni in cui ci verrà da dire che non è giusto amare, oppure ci verrà da dire che è lecito amare anche contro l'illecito o l'immorale. Ma come amare? Quanto amare? E qui dobbiamo avere un unico e solo punto di riferimento: alzare lo sguardo, contemplare il crocifisso, aprire il Vangelo, leggerlo, scrutarlo, conoscerlo. Solo da Cristo impareremo il vero amore. Solo dal suo esempio impareremo ad amare. Qual è il più grande dei comandamenti? Ama Dio e ama il prossimo. Ma ci ricorda l'Apostolo: come puoi tu dire di amare Dio che non vedi, se non ami il fratello che vedi?